siamo arrivati a questo punto a manifestare in piazza noi 29 lavoratori di Roma 1, perché da quando l'attuale proprietà che fa capo a Fabrizio Coscione ha rilevato le quote di Roma 1, cioè dal 18 settembre, non abbiamo avuto nessuna risposta per quanto riguarda la nostra situazione al tavolo sindacale. Noi chiediamo da settimane ormai i nostri stipendi, l'ultimo l'abbiamo preso a luglio, e chiediamo risposte riguardo la volontà dell'attuale proprietà, cioè su che cosa si vuol fare di Roma 1. Chiediamo un piano industriale. Non veniamo pagati da oltre 3 mesi, c'è un sacrificio enorme, qui ci sono 29 famiglie con figli, mutui, impegni economici importanti da rispettare, che non riusciamo più a sapere come andare avanti, quindi veramente è un fatto che riteniamo inaccettabile. E ci teniamo anche a ringraziare tutti quelli che in questi giorni, telespettatori, cittadini, politici, amministratori, ci hanno dato la loro assoluta solidarietà. Noi lo riteniamo il segno del fatto che abbiamo in questi 12 anni lavorato al meglio delle nostre possibilità. Vorremmo che almeno questo ci fosse riconosciuto.